Amici sportivi, bentrovati con questo appuntamento settimanale intenso come sempre perché c'è da parlare finalmente di una vittoria esterna del Palermo a Modena, ma i temi sono tanti perché analizzeremo anche i cambiamenti tattici, anche le piccole variazioni di formazione, ma parleremo anche di tifosi, di approccio sentimentale o di appartenenza alla squadra. Come sempre con un compagno di viaggio straordinario come Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport. Ciao Fabrizio. Ciao Guido, bentrovati a tutti. Ben trovato a te e ben trovati anche a Salvatore Geraci che è tornato con la coppola d'ordinanza, diciamo, ecco qua, perfetto, ciao Salvatore. E insieme a Ciao lui ragazzi, ciao a tutti. anche Pino Leone, Giuseppino Leone, Ciao nostro... Guido, ciao a tutti, buongiorno. Beh, considerata l'età media, sei la mascotte, ti può stare come aggettivo. E allora, siamo pronti per entrare subito in Nel vivo. argomento, ma polemica non subito, no, No, nel perché vivo ho detto. nel vivo, perché secondo me c'è stato un piccolo cortocircuito che forse questa vittoria è riuscita a sanare. E cioè, ricorderete che nell'ultima puntata, ma anche prima, tantissime critiche, adesso un po' più di serenità grazie a una vittoria che ha consentito a Palermo di andare sopra di 5 posizioni e di abbandonare la testa la coda della classifica. Salvatore, secondo te cosa è successo a Modena? Ma io leggo lì un titolo, Corini, piccoli ritocchi vincenti. Secondo me non si tratta di ritocchi né di ritocchi vincenti, obiettivamente. Iachini diceva che nessuno ha la bacchetta magica e francamente neppure Corini. In fondo la squadra che ha vinto a Modena è la stessa criticata per due pareggi interni. Il problema secondo me è di fondo, nel senso che per ragioni come i tifosi che la pensano in un modo o nell'altro in base ai risultati, allora fai presto a prendere decisioni affrettate a volte prive di senso. Ma sai, Anconetani, Zamparini, Cellino insegnano. Il calcio è già uno sport strano dominato dalle logiche degli episodi. Se lo complichi con sottigliezze su questo o quel giocatore, diventa ancora più difficile capirlo. Secondo me non è se gioca Elia o Valente, che tra l'altro a me piace moltissimo, se è meglio Butaro o Mateio, Gomez o Stula, che le cose cambiano. L'unico giocatore intoccabile finora è Brunori. Le risorse poi le trovi con un gruppo affiatato, senza spaccature, che progredisce con il lavoro e assimila i concetti del tecnico. Poi ci sono gli allenatori con diversi caratteri, come Allegri, Baldini o Corini. Sì, ognuno ha il suo carattere, però vorrei dire, Fabrizio, qualche piccolo ritocco anche per, come dire, per dare un senso al titolo che portiamo avanti. Io sono d'accordo con Salvatore che se gioca Matteo Buttaro in un regime di grande organizzazione cambia poco, poi ci sono caratteristiche diverse dei giocatori, però io ho visto delle variazioni in campo sostanziali, non soltanto per il fatto che Matteo finalmente è tornato a destra e non a sinistra dove era palesemente a disagio. E non tanto perché si è scelto Valente, che era una scelta obbligata visto l'infortunio di Elia, al quale inviamo i nostri auguri più affettuosi. Lunedì scorso eravamo stati nel dubbio, ma capivamo che l'incidente era molto serio ed è molto serio perché passeranno 4-5 mesi prima di rivederlo in campo. Quindi Valente in campo e ci stava, ma io ho visto anche dei movimenti diversi, a cominciare per esempio da Di Mariano. Non c'è dubbio che questa è una squadra che ha iniziato un percorso nuovo da dopotermini. L'abbiamo detto anche quando, diciamo, lo sconforto aveva preso il sopravvento, quando si criticava Corini, quando si criticavano i giocatori. Questa squadra da dopotermini ha tirato una riga. Corini ha cercato di porre dei rimedi, ha cambiato il suo modo di vedere iniziale di questa squadra, ha impostato tutto sulla grinta, sulla battaglia, sulla corsa, sulla verticalizzazione immediata. È chiaro che cambiare, perché comunque questa squadra, chiariamola ancora una volta, ha cambiato pelle 3 volte. Ha iniziato con Baldini con un mercato X, poi è arrivato Corini, c'è stata la rivoluzione. Corini ha iniziato in un determinato modo, iniziando dalla cosiddetta vecchia guardia, poi ha provato a inserire subito i nuovi e alcuni non hanno risposto. Le 3 sconfitte consecutive, l'esigenza di dover modificare qualcosa. Era normale che ci volesse un po' di pazienza e probabilmente queste 3 partite sono state una crescita costante che è andata pian piano, però in queste 3 partite si è visto il Palermo che
non tirava in porta e subiva con la valanga, iniziare a tirare in porta e a subire meno gol. Da due partite è riuscito a chiudere anche la porta, è riuscito a centrare la prima vittoria in trasferta. Sul discorso degli accorgimenti tattici, è normale che una squadra che hai lì in campo, a mio avviso, si muove in un certo modo con Valente, che ha caratteristiche simili, ma non è uguale ad Elia. E chiaramente si sono visti altri movimenti. Secondo me, quello che è stato notato poco ieri è che ha cambiato il suo modo di giocare Segre. Perché Segre, purtroppo, con Valente, che non ti può garantire quella copertura che ti garantiva Elia, ha dovuto fare molto più lavoro sporco ed inserirsi di meno. Questa è Segre, un'altra del cosa quale che poi si può parleremo anche notare. dopo. Sentiamo anche Giuseppe Leone il suo commento e poi passiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Sì, no, Guido, io non posso fare altro che riagganciarmi al ragionamento fatto da Fabrizio. Tu poco fa chiedevi cosa è successo a Modena. A Modena è successo che sei andato a proseguire un percorso iniziato da dopo lo scempio, perché credo che solo così possiamo definirlo, di Terni. È stato iniziato un lavoro, è stato portato avanti, abbiamo parlato di occasioni mancate contro Pisa e Cittadella, contro il Modena invece hai raccolto i frutti, perché si badi bene, c'era sconforto come diceva Fabrizio poco fa, però questa vittoria di Modena non ti è caduta dal cielo. Non è stato un regalo dell'avversario o frutto solamente di due episodi. È stata fatta un certo tipo di partita che è il frutto di un lavoro che Corini ha messo in campo nelle ultime settimane. Diciamo anche che non può rimanere chiaramente un fatto isolato, cioè era già No, successo con il Genoa e poi è accaduto quello che abbiamo visto in non può negativo. restare come fatto isolato, e tu dici una cosa verissima, Fabrizio, però io dico anche, certo, poi ci sono gli episodi. Che non sono soltanto gli episodi, ma sono anche gli episodi, perché se Pigliacelli questa volta fa tre paratissime, se hai una percentuale di conversione delle occasioni da gol in gol pari quasi al 75%, diciamo, Certo. questo qua incide pure, e comunque io, onde evitare che poi ci siano discussioni anche in futuro, così come ero stato prudente io, ma anche voi, in questa grande famiglia di Rosa e Nero Web e TV, così come c'era stata una prudenza nei giudizi lunedì scorso, io tengo prudenza anche adesso. Non parliamo di crisi finita o magari qualcuno adesso comincerà a fantasticare il raggiungimento dei playoff. È tutto possibile, te lo dimostra il fatto che basta vincere in trasferta a Modena per salire di 5 posizioni. Metti che vinci col Parma la prossima settimana e ne scali altre 3-4. Anche perché va detto che comunque le lacune e i difetti restano, perché comunque questa è una squadra che ha delle lacune strutturali sulle quali bisognerà andare a lavorare, sulle quali secondo me bisognerà andare a intervenire a gennaio. Sono d'accordo. E non dimentichiamoci che l'assenza di Elia avrà il suo peso. Facciamo lavorare Geraci con qualche domanda. Allora, cominciamo da Nino Tortorici, grande spettacolo a Modena, grande giornata, bella vittoria a Palermo, mi sentivo a Palermo, quindi Ninni è stato lì sabato, adesso tocca a voi al Barbera a sostenere i ragazzi, Ninni da Reggio Emilia. Poi, finalmente a distanza di 2 mesi, dice Giuseppe Di Salvo, torniamo a vivere una settimana tranquilla, mi auguro che sabato si riveda qualche occasionale, questa squadra ha bisogno di supporto. Poi c'è chi sottolinea anche il cambio di mise da parte di Corini. Finalmente Corini ha cambiato abbigliamento in panca e abbiamo vinto. E questo non è un aspetto secondario. Figurati, se questo tipo di cose vengono Ma al assolutamente di là del recepite. lato scaramantico, secondo me Corini, buttando via la t-shirt e indossando la tuta, ha voluto dare un segnale alla sua squadra. Ha voluto dire: io sono qua con voi, che voglio lottare con voi, dobbiamo lottare tutti insieme. Io l'ho colta così. Se vuoi aggiungere, c'era anche la magliettina nuova, cioè la seconda maglia del Palermo, quella nera con le bretelle rosa. Che Salvatore, tu che La terza, allora. sei di una certa età come me, ricorderai che noi abbiamo vissuto l'epopea delle magliette al contrario, erano rosa con le bretelle nere, che forse erano anche più belle. Questa qua ha portato Quella era fortuna, quantomeno. nettamente più bella, quella era originale ed era bellissima, tra l'altro quella maglia. Quella maglia, tra l'altro, era stata disegnata da Cagli, se ti ricordi, e Sì. quindi aveva un fascino proprio particolare.
Domande per vere e proprie non ce ne sono state ancora finora. No, c'è Antonino Puccio che dice: cosa rispondete a chi continua a chiedere l'esonero di Corini? Ma io ho visto molte meno istanze sotto questo aspetto negli ultimi 2 giorni e penso che Salvatore non si schioderà dalla posizione che ha assunto settimana scorsa, giusto Salvatore? Ma ne vogliamo parlare? Io non riesco a capire perché alcuni tifosi, quelli che di solito chiamiamo da tastiera, no? Siano rimasti in silenzio dopo la vittoria di Modena. Perché non insultano ancora Corini? Perché non dicono che ancora che Corini è da licenziare, è diventato, guarda, improvvisamente un genio ci viene in soccorso di nome e di fatto. Ci viene in soccorso il messaggio di Alessandro Pupelli che dice: il Palermo ha vinto ma non ha convinto, ha fatto solo 2 tiri in porta, continua a dire che Corini per me non è idoneo, non è giocatore, non ha i giocatori idonei, manca il gioco. Un applauso a tutti i palermitani in trasferta, siamo tanti che viviamo fuori. Cioè, scusate, praticamente il Palermo ha sbagliato tutto, ha sbagliato a comprare i giocatori, ha sbagliato a prendere Corini, forse hanno sbagliato pure a vendere la società al City Group. No, dai, io dico che in questo momento io sono un po' arrabbiato con quelli che in queste settimane hanno accusato Corini, hanno accusato la squadra, ne hanno detto di tutti i colori. E devo dirti la verità che siamo di fronte spesso a questi leoni della tastiera che, al contrario di quanto farebbero di persona, si atteggiano in modo aggressivo, alcune volte anche minacciando o screditando. Io dico che bisogna darci una calmata da questo punto di vista e bisogna accettare le cose con più tranquillità, ma lo dico anche ai tifosi da stadio, perché quelli devono darci una regolata. Avete visto quello che è successo a Milano con l'Inter, quello ci deve fare riflettere. Io resto un sognatore, per me il calcio è amore per la propria squadra, che vinca o che perda non ha importanza, con libertà di pensiero che non può però ledere quello delle altre persone. Quello che è successo a Milano, sono d'accordo con te, è abbastanza inquietante, però tu hai anticipato un po' i temi della trasmissione, perché tifosi da stadio, tifosi da tastiera sarà argomento della seconda parte della puntata. Però a proposito, mi dai lo spunto, perché io vorrei farvi vedere adesso una piccolissima clip, pochi secondi soltanto, l'abbiamo estrapolata da un prodotto che ormai in Sicilia è popolarissimo, parliamo della trasmissione Casa Minutella, che viene trasmessa da Video Regione, canale 14, che è la TV che rimbalza anche Rosa e Nero Web TV, oltre a Blog Sicilia e a Stadio News, che come sapete trasmettono sui loro siti e sulle loro pagine Facebook questa ora scarsa di chiacchiere e di dibattito. Casa Minutella settimana scorsa aveva 2 ospiti anche un po' più di eccezione, direi, vale a dire Ficarra e Picone, la coppia straordinariamente comica e straordinariamente intensa della TV e del cinema italiano, perché presentavano il loro ultimo film, che è adesso nelle sale, e ovviamente non potevano sottrarsi alla domanda sul Palermo. Loro si sono dimostrati sicuramente tifosi da stadio e non tifosi da tastiera, e lo possiamo verificare subito. Da 1 a 10, quanto è pirandelliano il Palermo di adesso? 10. Potrebbe succedere che domani vince 10. Questo è che vuoi vedere che vinciamo il campionato quest'anno, che siamo partiti così, finiamo primi in classifica. Guarda che è possibile tutto. Eccoli qua, sempre simpatici. Salvo Ficarra ha parlato prima di Modena e la vittoria intanto è arrivata. Ora non so se arriverà anche magari il primato in classifica, quello mi pare un po' troppo. Però ne approfitto anche per fare un in bocca al lupo a Ficarra e Picone, che sono impegnati in un film un po' diverso dai loro cliché, con la regia di Roberto Andò. Una trasmissione questa di Casa Minutella, tra l'altro particolarmente interessante, l'ho seguita pure io, talmente interessante che la potremo rivedere su Video Regione, canale 14, domani, martedì, alle 14.45, quindi sarà un altro bellissimo momento di spettacolo. Torniamo a noi, Fabrizio, ancora commenti, perché come sempre ne arrivano tanti. Salvatore Andrea Renda dice: non ci saltiamo troppo, però come non ci dovevamo abbattere troppo dopo i pareggi e le sconfitte interne. Walter Guccione sostiene che Corina ha semplicemente capito che buonsenso nella vita
sempre ragione. Poi c'è sempre Walter, dice adesso bisogna per forza saper mettere insieme Gomez, Stulaz e Saric con due punte vicine, stop. Io credo che comunque gli esperimenti, chiamiamoli così, tattici, non finiranno, anche perché credo che la soluzione convalente sia percorribile per certe gare, per altre secondo me potrebbe diventare rischiosa. Valente non ha la freschezza atletica di Elia, l'ha dimostrato anche a Modena, è uscito dopo 70 minuti stremato, non so che ne pensate voi, quindi è un giocatore che va dosato e messo nelle condizioni di poter incidere per quello che sa. Ma io ho già letto un pezzo su un giornale online a caso, si chiamava Stadio News, firma Non lo di una. conosco. Faresti bene Devo a mettere documentare. il like alla pagina. Era una disamina tecnica firmata da Lorenzo Pace. Io, perlomeno, Salvatore, questo discorso di Di Mariano più vicino a Brunori, che suggeriva Walter dai commenti, l'ho visto. Ho visto anche questi piccoli ritocchi di posizione, un centrocampo che copre un po' più la difesa. Dici tu, è il lavoro, programmato, se vogliamo, però finalmente l'abbiamo visto. Ma io sono più per i grandi numeri che non per i particolari, perché sai, tu vuoi insegnare ai giocatori un determinato comportamento in campo. È normale che il giocatore fa fatica e tu hai difficoltà a spiegare. Poi le due cose si incrociano nel momento in cui, con più lavoro e con più esperienza, si riescono a capire bene le due tendenze. Ora, a me Di Mariano sembrava prima leggermente non fuori posizione, ma leggermente non ancora all'altezza di quelle che erano le sue possibilità. Lui è cresciuto partita per partita, ne ha toppato qualcuna, poi però è ritornato sempre sui suoi livelli e ora ha dimostrato quello che è il giocatore. Ma questo giocatore, così come l'abbiamo visto anche con i suoi inserimenti centrali, i suoi spostamenti centrali, il fatto di aiutare maggiormente l'attaccante di turno, cioè Brunori, eccetera, l'avevamo anche intravisto nelle altre partite. Secondo me, la novità non è Di Mariano che gioca in un determinato modo. La novità è che il Palermo comincia ad acquisire determinati comportamenti che vuole Iachini. Giuseppe, c'era una provocazione di Vitale, altri cambiamenti, piccoli cambiamenti prossimamente su questi schermi e anche la fase difensiva di Valente. Ma sai, se Ma tu dai. Ah, scusa, scusa. No, tranquillo. No, anche io faccio fatica a pensare che giocatori come Saric, o Stulaz possano diventare, nell'arco di questa stagione solamente due comparse. Giustissimo in questo momento proseguire con, dei giocatori che ti stanno dando delle risposte in mezzo al campo come Gomez e Bro, però che ci possano essere nuovi cambiamenti tattici, questo no, non lo escludo neanche io, perché sono d'accordo, per esempio, quando Salvatore dice che l'unico uomo imprescindibile di questa rosa sia Brunori, ma mi aspetto anche, e poi torniamo anche ai discorsi fatti nelle precedenti puntate, cioè i cambiamenti tattici noi li dobbiamo vedere anche nell'arco di una partita, non a partita, diciamo, dall'inizio di una gara. Mi aspetto, a seconda di come vanno determinate prestazioni, di vedere insieme un attacco un po' più pesante con Brunori affiancato ad esempio da Vido. Sì, Vido che non è stato impiegato settimana scorsa. Salvatore, Fabrizio e Giuseppe, velocemente un vostro giudizio sul campionato, perché si è detto per 3 mesi, questa è la A2, e non so se è una A2 o una A3, perché non sempre il livello, la qualità del gioco è gratificante, però si fa fatica a capire chi sono quelle forti e quelle scarse. Anch'io non lo so se una o due, Guido, però sicuramente è un campionato molto, ma molto equilibrato. Io mi vedo tutte le partite, cerco di aggiornarmi il più possibile e non vedo sostanziali divisioni. Non c'è una squadra che per ora ti dice io vinco il campionato di sicuro. Ce ne sono almeno 10 che possono vincere il campionato e lo dimostrano settimana per settimana. C'è qualcuno che ha avuto qualche passo falso in meno, il Frosinone
a sorpresa in testa, obiettivamente tutti avrebbero detto Genoa, avrebbero detto anche Parma, avrebbero detto altre squadre che invece in questo momento hanno, non dico difficoltà, però hanno un approccio che è uguale a tantissime altre. A proposito degli amanti di esoneri, diciamo che saltano le panchine del Venezia con Javorsic e del Cosenza con Dionigi, è probabile che da qualche parte vada anche Iachini, ma ancora è presto per le decisioni. Fabrizio, sorpreso da questa Serie B? Ma la testimonianza della Serie B di quest'anno sia più difficile degli altri anni è testimoniato dal fatto che le retrocesse stanno facendo fatica. Anche Genoa, che è uno squadrone, sta avendo delle difficoltà. Io ho intravisto, non ho visto totalmente, Genoa-Brescia, ho visto due squadre che giocano con la voglia di dover imporre una forza tattica che poi alla fine non c'è stata, perché è stata una partita da due squadre talmente lunghe, talmente aperte. Questa partita è finita 1-1, poteva finire 4-1 per uno o per l'altro, 4-4. Credo che ancora certe big, chiamiamole così, non si siano calati in quello che è un po' il codice della Serie B. Cioè lotta, sofferenza e cercare di giocare anche un poco sporco, che invece è quello che sta facendo il Parma, che è il prossimo avversario del Palermo, perché Pecchia purtroppo deve convivere con un'emergenza infortuni incredibile, qualche 10 assenze, almeno le aveva fino a sabato scorso. Anche lui ha cambiato modo di giocare. Gioca sporco, gioca pratico, gioca in maniera così per approfittare dell'episodio. Sì, bastano tre risultati consecutivi, guardate un po' in Cittadella cosa ha combinato. Giuseppe? Ma guarda Guido, che sia un campionato molto molto livellato lo dimostra anche un dato che sono andato a scovare oggi in giornata. Pensiamo a questi 5 punti fatti dal Palermo nelle ultime tre partite, dove finalmente si è riuscito soprattutto a interrompere questa emorragia di sconfitte. Questa continuità oggi in questo campionato di Serie B è veramente difficile da trovare, perché nelle ultime tre partite solamente 9 squadre, cioè quindi neanche la metà delle 20 squadre del campionato di B, solamente 9 squadre sono riuscite a fare 5 o più punti. Questo ti dice che tutto il resto del campionato, le altre 11 squadre, a malapena nelle ultime 3 partite sono riuscite a mettere più di 3-4 punti. E questo è bello comunque per l'equilibrio. Allora, avete pochissimi secondi ciascuno per dirmi se secondo voi la crisi del Palermo è alle spalle, se questo è un punto di partenza del campionato o soltanto una delle tante tappe. Salvatore Geraci. Ma il Palermo, io te l'ho detto, non mi sembrava in crisi prima e non mi sembra che adesso abbia superato i suoi problemi. Il Palermo è una squadra in crescita. Il Palermo è una squadra che sta pagando gli errori, una decisione della società di azzerare il passato e di ripartire da zero. Quindi piano piano adesso vediamo che sta prendendo consistenza. In fondo si tratta poi di avere solo pazienza. Si era detto che a novembre si sarebbe visto il vero Palermo. Lo stesso Corini sembrava in grado di dire, insomma, di pensare che almeno 2-3 mesi sarebbero stati necessari per mettere tutto a posto. Quindi adesso aspettiamoci le risposte e le certezze. Leone e Vitale li sentiamo fra qualche secondo dopo un piccolissimo break pubblicitario, perché poi dobbiamo comunque anche aprire uno dei capitoli portanti della trasmissione di oggi, che è quello che riguarda le tifoserie. È un argomento che continua a tenere banco sui social, troppe critiche, troppo catastrofismo, magari troppo lecchinaggio, qualcuno dice, ma c'è comunque un mondo veramente variegato che lavora sui social e che crea a volte anche instabilità. Ne parliamo fra pochissimi secondi. Rieccoci per parlare del Palermo. Allora, eravamo rimasti in sospeso con le risposte di Vitale e di Leone sulla crisi del Palermo. Finita o soltanto una tappa di passaggio? Ma se la crisi sarà finita lo diranno i risultati. I segnali di crescita si sono visti nelle ultime tre partite. È chiaro che bisogna dare continuità a questi segnali di crescita,
perché come detto già una vittoria importante il Palermo l'aveva fatta col Genoa e poi è ripiombato nella bulia. E quindi se Corini riesce a dare continuità alle cose che si sono intraviste in queste ultime 3 partite, penso che si può intravedere la fine della crisi. Leone. E dico anche che sarebbe fondamentale dare continuità da qui a inizio dicembre, perché se riuscisse il Palermo a dare continuità di risultati in questo periodo, sarebbe come guardare al proseguio del campionato in maniera più serena. E lo dico perché dopo il Parma il Palermo avrà davanti un ciclo di 4 scontri diretti. Perché dopo la partita col Parma il Palermo andrà a Cosenza, poi riceverà il Venezia, poi andrà in casa del Benevento e poi riceverà in casa il Como. Quindi 4 scontri diretti uno dietro l'altro da qui all'Immacolata, che possono dire veramente tanto sul campionato del Palermo, quantomeno per capire se si può navigare. Non ti dico con ambizioni da alta classifica, ma almeno con più tranquillità, con più serenità. Equilibrio e così sarà almeno fino a febbraio-marzo, però continuo a esprimere l'idea che avevo anche settimana scorsa quando l'umore dei tifosi era certamente diverso, lo ricorderete bene. Se c'è la fortuna di avere un club solido, con un'organizzazione solida alle spalle, è lecito fino a prova contraria, quantomeno. Avere la serenità di chi sa comunque quali passi compiere e probabilmente cercherà anche di completare l'opera al calciomercato di gennaio. Poi gli episodi possono essere fortunati o sfortunati, magari il Palermo ha avuto anche quel pizzico di fortuna che non guasta a Modena, ma ha avuto un pizzico di sfortuna, anche più di un pizzico, parliamo di 4 pali in 3 partite subito prima, quindi ci sta anche nell'arco di un campionato di avere momenti migliori e peggiori, ma la cosa importante secondo me è l'equilibrio, che noi che vi parliamo, diciamo dal pulpito, chiamiamolo così, di una trasmissione televisiva, abbiamo il dovere di osservare. Poi i tifosi hanno anche il diritto di lasciarsi andare come tifosi, ma secondo me entro certi limiti. E adesso entriamo nel momento, diciamo, forse anche più caldo della trasmissione, e lo vedrete anche con il titoletto, in alto che riguarda proprio la figura del tifoso. Il tifoso deve essere quello dello stadio o quello della tastiera, quello che magari dietro un nickname si lascia andare ad epiteti spesso anche senza supporti di natura logica e spesso anche purtroppo senza il benché minimo appiglio di educazione. Io sono del parere che le critiche sono sempre ben accette, che le critiche in buona fede sono sempre ben accette e sono utili per costruire proprio quelle che abbiamo fatto noi in 3 puntate di questa trasmissione, dove fra parentesi non l'abbiamo ancora perso. Questo è un piccolo dettaglio che vorrei sottolineare, perché portare bene, secondo me, comunque è una cosa buona. Però ecco, su questo argomento, e la riprova, io che lavoro con i social tantissimo, proprio perché occupandomi di Stadio News abbiamo un'interazione costante con i tifosi, e quando tu perdi, o pareggi con Cittadella, peggio ancora se perdi a Terni 3-0, c'è una valanga di commenti, la metà dei quali da censurare. Poi vince a Modena, i commenti diminuiscono improvvisamente. È una dimostrazione plastica, la potrete avere anche voi guardando le pagine Facebook di Stadio News, ma anche di Blog Sicilia. Ma nel frattempo, mentre chiamate a raccolta tutti gli amici per questo tema dei tifosi, io vorrei anche regalarvi un collegamento straordinario che abbiamo perfezionato in questo momento, perché a proposito di rapporto fra campo e curva, fra casa e giocatori, vi porto una vera e propria icona del calcio rosanero del nuovo millennio. Signori e signori, con squillo di trombe e rullo di tamburi, Lamberto Zauli. Ciao Lamberto! Ciao a tutti, ciao ciao, E grazie allora dell'invito, è io un piacere.
con i tuoi amici Vitale, Gerace e Leone, stiamo discutendo anche di questo rapporto un po' malato, ma non soltanto a Palermo, ci mancherebbe, un po' dappertutto, su fra tifoseria e squadra quando le cose vanno male. Immagino che sia un malvezzo che tu hai vissuto anche in altre latitudini. Ma sicuramente, soprattutto da noi, la cultura della sconfitta è poco presente dappertutto, tutti vorremmo vincere le partite. Ma vi dico che, ragionando un po' da ex calciatore, il giocatore sa che possono arrivare critiche. Oggi siamo nel mondo dei social, è chiaro che possono arrivare anche critiche molto più severe, perché ci si nasconde dietro, come si dice, una tastiera, però il giocatore le accetta, sa quando sta facendo il massimo, sa che può fare di più, sa che probabilmente, sicuramente il tifoso vuole il risultato e ci si allena durante la settimana per accontentare se stessi e tutto il pubblico. Lamberto, il tuo rapporto con la tifoseria palermitana quando giocavi è stato più che bello, più che bellissimo, non so quale aggettivo usare. Adesso c'è sempre un legame forte? Beh, io non ho mai dimenticato niente di tutto questo, insomma, io ho vissuto 3 anni a Palermo stupendi, lo ricordo sempre, furono i primi anni di Zapparini, quindi ci fu un entusiasmo incredibile, arrivarono subito grandissimi risultati e quindi io ho avuto la fortuna di vivere veramente una città, uno stato d'animo di quegli anni meraviglioso. E ancora oggi, sono passati tanti anni, ma sento veramente tanto affetto ed è questo che mi inorgoglisce, aver fatto parte del Palermo per 3 anni. Lamberto, ciao. Fabrizio Vitale, alla vigilia della gara. Ciao Lambe. Alla vigilia con la gara del Modena, Toni è andato a trovare Corini e probabilmente gli ha portato bene. Ci auguriamo che la tua presenza oggi qua chiuda il cerchio di quel triste Dassi di 20 anni fa. Ma tornando a Corini, ti aspettavi che per la sua storia anche da giocatore, per quel piccolo vissuto da allenatore che poi lo ha portato alle dimissioni, Corini potesse essere contestato così aspramente? Perché qua fino a una settimana fa la gente proprio chiedeva a gran voce le sue dimissioni. Da tecnico, da amico, da uomo di calcio, che idea ti sei fatto di questo Palermo? No, penso che siano state eccessive, perché il Palermo è vero che ha vissuto un periodo negativo come tantissime squadre, è una neopromossa, non va dimenticato, perché non è mai semplice, ha ottenuto risultati anche a volte bugiardi e questi fanno la differenza nella classifica del momento. Però io penso che Eugenio, per quello che ha fatto tanti anni fa, ma soprattutto per quello che ha fatto anche da allenatore, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. La vittoria di Modena mi auguro che sia il là per ritrovare quella continuità, per trovarsi in una situazione più serena, per poter dare sempre maggiore identità a questa squadra e quindi risultati. Salvatore. Ciao Lamberto. Ciao Salvatore, un abbraccione. Grazie, ricambio. Poche settimane fa ti avevo fatto una domanda riguardo al Sud Tirol. Che cosa erano per te la B e il Sud Tirol? E la tua risposta era stata la voglia di mettersi in gioco in una categoria che ti mancava, con tempo una decisione sofferta, perché 3 stagioni alla Juve erano stati un motivo di orgoglio, e comunque era una proposta irrinunciabile, una vera sfida per te, un terreno inesplorato e per loro una scommessa, una società che hai definito ricca di valori e con i piedi per terra. Primo obiettivo, mantenere la Serie B. Ora, come la pensi e che miracoli ha fatto Bisoli? Beh, io conosco l'ambiente, sono andato lì sul Tirol perché avevo già lavorato col direttore Paolo Bravo, poi nei primi giorni del nostro ritiro probabilmente aveva pensato ad altro. Mi aveva già conosciuto, quindi per me è stato un po' un fulmine al ciel sereno tutto quello che è successo, lo accetto da uomo di calcio, guardo avanti. Ci sono state 3 partite dopo di me fatte da un mio collaboratore precedentemente dove non hanno portato punti, e la società dopo ha pensato a un allenatore esperto che ha portato subito non risultati, grandissimi risultati, una grandissima identità, e per adesso sta dando i suoi frutti.
Bisoli non lo scopro io, è un allenatore che ha un curriculum importante, ha vinto campionati, quindi sta portando grande solidità a questa squadra. Però quando prima parlavo del Palermo e parlavo di risultati a volte bugiardi, mi ricordo un Palermo su Tirol dove il Palermo non avrebbe assolutamente meritato di perdere, eppure perse. Quindi quando ancora il campionato è così nuovo, sbagliare un paio di partite possono fare una grandissima differenza, come indovinarle. Quindi il campionato è ancora tanto lungo e sono sempre convinto che alla fine un po' i valori escono fuori. Però ad oggi sicuramente Bisoli è veramente la sorpresa con il Sud Tirol da quando è subentrato di questo campionato. L'ultima domanda per Giuseppe Leone. Sì, ciao Lamberto. Senti, ciao Giuseppe, ciao. Una volta che Corini riuscirà davvero a recuperare tutti gli elementi della squadra, perché insomma avrai visto che qualcuno in questo momento è mancato, voi per condizione, per ritardo di preparazione, questo Palermo secondo te dove può arrivare? Ma io penso che come primo anno, forse l'hanno dichiarato anche la nuova proprietà, è sbagliato darsi dei compiti, degli obiettivi ben precisi, perché essendo una neopromossa, per me è sempre importante darsi il primo minimo grande obiettivo, che è quello di mantenere una categoria. C'è una società forte dietro, c'è un allenatore esperto, io penso che con l'obiettivo di mantenere questo e quindi avere la serenità per ottenere questi risultati si possa creare un grandissimo Palermo. Per dire, parlavamo dei miei 3 anni. Il primo anno ci fu grandissima delusione, noi perdemmo a Lecce uno spareggio incredibile, però forse si è poi sempre detto che forse quella sconfitta ha costruito un Palermo veramente forte, perché l'anno successivo non c'era stata storia per nessuno e quella squadra era cresciuta talmente tanto che anche il primo anno di Serie A arrivavamo subito in Europa League. Quindi a volte bisogna avere pazienza, creare un qualcosa per farlo creare importante anche con un pizzico di tempo in più. Lamberto, io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità e prima di lasciarti, grazie, sempre gentilissimi. Ti vorrei svelare una curiosità che forse neanche tu sai. Quando sei arrivato a Bolzano il primo giorno e sei andato in albergo, l'albergo che solitamente ospita la squadra, il check-in, sai chi te l'ha fatto? Mia figlia. Ah sì, è vero, me lo ricordo, è vero. Infatti, allora, ho detto salutamelo perché... È vero. È un ragazzo straordinario. Grazie Lamberto. Ciao Lamberto, grazie. Grazie. Buon lavoro a tutti, ciao, un abbraccio. Grazie tantissimo. Allora, Lamberto Zauli è sempre, diciamo, una finestra sul presente e sul passato, sempre rosa, perché lui è un personaggio straordinario. Ma torniamo sui tifosi, anche Zauli ha dato qualche imbeccata. Salvatore, tifosi da stadio, io quando parlo di tifosi da stadio parlo non soltanto dei 2000 circa che erano tutti in curva a Modena e hanno dato veramente un tocco di colore, ma parlo anche agli abbonati consueti, a quelli che sempre o quasi sempre vanno allo stadio e quindi testimoniano il loro senso di appartenenza per la maglia. Poi c'è una grande maggioranza che si esprime solo sui social. Tu mi vuoi dare un tuo giudizio, tu che sei sempre abbastanza tranchant? Ma io poco fa sono stato abbastanza, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, perché ho detto che a volte i tifosi che ho definito i leoni della tastiera, come li definiscono un po' tutti, no? Al contrario di quanto farebbero di persona, si atteggiano in maniera aggressiva, screditando, offendendo, eccetera. Io non lo concepisco questo qua. Il calcio ha già delle regole per certi versi perversi, perché ovviamente c'è un intreccio di interessi talmente notevole che rischia di far saltare un poco gli equilibri sempre. Quindi se ci mettiamo anche il tifo, un tifo malato, a sorreggere queste strutture, non si capisce più nulla. Io dico che un tifoso deve amare la propria squadra, un tifoso deve sentire quasi un senso di una tribù nei confronti dei giocatori, dell'allenatore e di tutto. Non è il risultato che deve influenzarti, è soltanto l'amore che hai per la tua squadra, per i tuoi colori, è quello che ti deve portare avanti. Poi tutto il resto fa parte di altre situazioni. Non vinci, pazienza, vincerai un'altra volta. Retrocedi, pazienza,
ce la farai un'altra volta. E soprattutto bisogna avere la tranquillità e la serenità di capire che quello che succede in campo non può essere una cosa per cui poi tu alla lunga cominci ad insultare o a minacciare gli utenti, eccetera. Dico, il mio polso della situazione, dopo averlo vissuto per 70 anni, è questo. Per cui, sai, mi viene difficile pensarla in maniera diversa. Forse è un sogno, forse è solo un'idea che non si realizzerà mai, ma io spero che sia sempre così. In alcune società inglesi, per esempio, questo rapporto tifoso e società esiste ed è una cosa meravigliosa. Direi adesso anche in Germania e in buona parte della Spagna. Fabrizio, tu che c'hai il polso della situazione, perché stanno arrivando tanti commenti e non sono riuscito a leggerli tutti. Sì, tantissimi, come sempre ringraziamo chi ci segue, chi ci ascolta per tutta questa partecipazione. Tonino Puccio dice: dobbiamo distinguere i tifosi del Palermo dai tifosi di altre squadre, dagli spettatori, dagli sportivi e dalle Leone Tastiere, categorie diverse, giudizi diversi. C'è sempre la polemica sugli strisciati, che sarebbero i tifosi di Inter, esatto. Milan e Juve. Piero Mandracchia dice: l'anonimato, username è il vero problema che genera il fenomeno dei cosiddetti da tastiera, poi chi osa in qualche modo... Sì, però scusami, lo dico da addetto ai lavori, anonimato che però non esente da responsabilità a volte penali, è quello che io cerco di spiegare alla gente. Ogni tanto quando il livello sale o l'obiettivo sale, ci ricorderemo un paio d'anni fa gli insulti al presidente Mattarella, poi si mette in giro la polizia postale, che giustamente rintraccia anche i nickname e diventano anche reati. E poi c'è la casa di Pippo Calascibetta, dice: il tifoso può essere sia da tastiera che da stadio, l'importante è che mantenga sempre una certa educazione, non sia mai volgare o offensivo, se è competente di calcio è ancora meglio. Come ci sono pareri chiaramente contrastanti sulla prestazione del Palermo fornita a Modena, ora sto scrollando un po'. Mentre tu scrolli, sentiamo Giuseppe, che è lui anche più giovane di noi, che abbiamo fatto le comunicazioni sportive ancora sul marmo con la pietra e il martelletto, come me e Geraci, ma lui è già nato nell'era social, diciamo. Giuseppe. No, vabbè, è un fenomeno che francamente credo sia impossibile da fronteggiare, come dicevi tu a maggior ragione adesso in quest'era social, dove ognuno ha la libertà di dire e scrivere quello che vuole. I tifosi da stadio, in questo momento i tifosi da stadio che cosa gli vuoi dire? Fino all'ultima partita hanno sempre sostenuto nel corso dei 90 minuti. Nulla, perché sono quelli che vanno allo stadio, ci mancherebbe anche, hanno il diritto della critica, ovviamente nei limiti. Ma io ricordo che però anche nel quindicennio di Zamparini la critica c'era, ovviamente, specialmente nel finale, ma era tutta rivolta più o meno nei confronti di Zamparini, che in qualche modo incarnava la vittima sacrificale, ma c'erano meno divisioni fra i tifosi, cioè c'era magari anche la convergenza di critiche nei confronti di Zamparini, ma non questa spaccatura che c'è diciamo dalla ricostruzione in poi. Ma perché secondo me purtroppo a volte vengono anche veicolati messaggi sbagliati, purtroppo anche dagli organi di informazione, Guido. Cioè, nonostante questa società abbia detto in tutti i modi che il primo obiettivo per questa stagione era il mantenimento della categoria, poi però qualcuno ha sentito anche dire: sì, hanno detto questo, però in cuor loro, secondo me, loro speravano subito nella promozione il primo anno. Ma se ti hanno detto che l'obiettivo è la salvezza, ma perché bisogna dire che invece... Cioè, quando poi tu vai a dare... A volte viene il dubbio che siano destabilizzazioni quasi volontarie, non casuali. Che poi si vanno a insinuare nel pensiero di molti tifosi. Fabrizio intanto ha già... Fabrizio ha già scrollato un po' di messaggi e sentiamoli. Pareri divisivi anche riguardo alla vittoria di Modena. Emanuele Pistoia dice: ho visto un bel Palermo che ad ogni modo non ha ancora espresso il proprio potenziale, aspettiamo Sturez e Saric che non penso rimarranno in panchina. A me questo Palermo piace sempre di più, sabato di Mariano e Gomez di gran lunga
i migliori, poi c'è Giosuè Vassallo che invece dice che bisogna essere obiettivi. A Modena, come è già accaduto con il Perugia, il Palermo è stato assistito dalla fortuna. I miglioramenti ci sono, ma sono minimi. Il gioco latita, la difesa traballa, ancora c'è l'assenza di un vero trequartista alle spalle del povero Vunori, è evidente. Non capisco perché chi critica a buon motivo è un catastrofista. No, signor Giosuè, chiedevo un punto. La sua critica è legittima. Non mi pare che lei sia volgare in questo commento. Non mi pare che sia esageratamente critico con e senza diciamo un filo conduttore. Questo commento qui è critico, è anche fortemente critico per alcune cose, ma va benissimo. Non è questo il tema a cui mi riferivo, ma bensì a un catastrofismo. Io l'ho chiamato così già la settimana scorsa, per cui dopo 8 partite la società fa più schifo di non so che cosa, l'allenatore non capisce niente, i giocatori sono scarsissimi. E allora buttiamo tutto quanto ogni 2 mesi? Continuiamo, Fabrizio. Anche Emanuele Giglio non è d'accordo su il modo di giocare la squadra. Ho visto un calcio in puro stile di Marzio, difesa e contropiede, rinunciando alla qualità in mezzo al campo. Personalmente questo è un calcio che allontana il pubblico. Questo è un discorso più generale, secondo me, perché io ho visto anche Genoa-Brescia, non è che abbia visto tutto questo grande spettacolo al cospetto della principale candidata alla promozione e di un'altra squadra. Obiettivamente al momento in Serie B non c'è una squadra che esprima un calcio fantasmagorico, questo è un dato di fatto, piaccia o meno, ma è così. Soprattutto una squadra che poi... L'altro giorno, dopo la partita del Palermo, guardavamo gli highlights delle altre partite, ho visto solo gol su calci piazzati e calci d'angolo. Sì, questa è un'altra incidenza fortissima di questo campionato. Si segna molto su calci da fermo, pochi gol su azione, che è un problema che viene sollevato anche al Palermo. E mi pare che nelle ultime 3 partite abbia tirato parecchie volte in porta. A proposito di questo, quando parlo di catastrofismo, faccio un esempio, così faccio anche una citazione. Abbiamo messo in croce già Pigliacelli, che può piacere o non piacere, ha dei punti di forza e dei punti magari di debolezza. Ci ha salvato la partita lui a Modena facendo 3 interventi strepitosi, e lo stesso Pigliacelli che aveva commesso un errore di piede contro il Sud Tirol e gli è stato crocifisso per quell'errore. Ora vorrei dire che io già fra martedì e mercoledì in Champions League ho visto di nuovo cose grottesche da portieri che dovrebbero essere super titolati, però ecco, quando mi riferisco al catastrofismo, dire che Pigliacelli ha fatto una cavolata gigantesca col Sud Tirol è critica legittima. Dire che è un portiere che non serve a niente, ma dove l'hanno preso torna in Serie D, mi sembra un catastrofismo. È questa, diciamo, la linea di demarcazione del mio ragionamento. E diciamo pure, Guido, che per la prima volta in stagione 2 partite senza subire gol. Certo, 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 e secondo me questo non c'ho tempo per esplicitarmi, ma Gomez e Bro a centrocampo ti garantiscono un po' più di filtro, ci saranno sempre gli episodi a favore, però mi pare che sia una squadra più equilibrata. Sì, poi c'è Alessandro Lagna che dice: distattismo da parte di alcuni tifosi manifestato tramite social è dato anche dal pessimismo che avviene dai media. Volevo fare degli esempi con altre realtà che dovrebbero dire Benevento, Venezia, Cagliari, e poi c'è chi sottolinea... Aspetta però, intanto a Benevento hanno già cambiato l'allenatore, a Venezia lo stanno cambiando, a Cagliari hanno fatto di meglio, hanno tolto la dirigenza sportiva, diciamo, lasciando l'allenatore. Il punto di domanda è cosa hanno portato gli allenatori che sono subentrati. Beh, a parte questo, Bisoli. A parte Bisoli, ma questo ti può riuscire o ti può non riuscire. A me quello che mi inquieta è che davanti a un gruppo oggettivamente solido, come non sempre l'abbiamo avuto a Palermo, ci siano questo tipo di reazioni comunque scomposte. Piero Mandracchia sottolinea un po' anche la partita del Cittadella a Perugia, vittoria di ieri a Cittadella a Perugia, si dice quanto ci dice tanto sull'atteggiamento del Palermo in casa contro il Cittadella stesso. A volte pareggiare è anche meglio di perdere. Noi siamo però in conclusione. Io vi consiglio, anche per, così, per alimentare questa community, di continuare a leggere i messaggi che arrivano sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di Stadio News. E do il compito a Salvatore Seraci, in quanto vecchio, vecchissimo saggio e nostro guru, di trarre le conclusioni di questa trasmissione. Ma in pochi secondi
le conclusioni della trasmissione sono la logica della trasmissione scorsa, dove noi appunto cercavamo di portare un po' pazienza, di far capire che il Palermo era in crescita e che piano piano avrebbe conquistato livelli di gioco nettamente superiori. Il successo, certo, il successo dipende sempre da alcune storie, da alcuni episodi, ma questo lo sappiamo. Però il Palermo a Modena ha fatto un ulteriore passo avanti, ha detto Fabrizio all'inizio di trasmissione, della logica che accompagna il Palermo da tre partite ad oggi. Prima col Pisa, poi l'altro pareggio in casa, poi finalmente la vittoria in trasferta. È un Palermo che sicuramente si sta avvicinando a livelli di rendimento nettamente superiori. Prossima partita Palermo-Parma, prossima trasmissione del lunedì, come sempre alle 14 sul blog Sicilia Stadio News, sia nei siti che nelle pagine Facebook, e come ogni lunedì sul canale 14 di Video Regione, ogni lunedì alle 18. Grazie a tutti, spargete la voce, ditelo agli amici, ci colleghiamo lunedì prossimo. Arrivederci.